Lanciano e Ponte Vomano si incontrano nella dodicesima giornata del campionato di eccellenza per obiettivi diversi. I padroni di casa per rilanciarsi in zona playoff, gli ospiti alla ricerca di importanti punti salvezza. Il Lanciano si rende da subito pericoloso sugli sviluppi di un corner battuto da Bertino. Scipioni svetta di testa e vola Spinozzi a deviare fuori. Sull'angolo successivo, padroni di casa ancora pericolosissimi e Ponte Vomano che si salva in extremis. Il Lanciano riesce finalmente a passare in vantaggio con una bella azione costruita dall'out di destra da Simone Rei. Sul pallone messo in mezzo c'è una deviazione del portiere ospite ed a porta vuota è lesto a firmare l'1-0 Alessio Chisemi, che porta avanti Frentani. Tre minuti dopo, sempre un inserimento di Iseni mette i brividi a Spinozzi, stavolta però la palla finisce fuori. Il Ponte Vomano sfiora il pari al 29esimo con un piazzato che arriva dopo una deviazione sul destro di Touré. La palla termina però fuori rispetto alla porta di Elesai. Ancora Ponte Vomano pericoloso con Touré, eccellente l'invito filtrante per l'attaccante ospite che viene lanciato a rete, ma Elesai è pronto a rispondere con i piedi. Il Lanciano non riesce più ad amministrare il vantaggio come fatto nei primi minuti ed il Ponte Vomano perviene al meritato pareggio proprio sul finale di primo tempo, con un bel destro di Valentino Cernaz che trafigge Lezai sul finale e porta il Ponte Vomano sull'1-1. Nel primo tempo non succede più nulla e la ripresa parte con il Ponte Vomano più convincente e c'è subito un intrigo, con Touré lanciato verso la porta del Lanciano, Tommaselli commette fallo da ultimo uomo, ma per l'arbitro è solo giallo. Al settimo, ancora Ponte Vomano pericolosissimo, la punizione di Angelo Cernaz sibila infatti fuori di pochissimo rispetto alla porta dei padroni di casa. Il Lanciano passa a sorpresa in vantaggio al 12esimo della ripresa, su un pallone messo in mezzo dalla tre quarti, una deviazione davanti a Spinozzi a metà tra Ciotola ed un difensore degli ospiti rende imparabile la traiettoria della sfera per il 2-1 dei padroni di casa. È però grande la reazione del Ponte Vomano al 23esimo, con Leonzi che salta il suo dirimpettaio sulla fascia destra e mette in mezzo. Di testa Touré manda fuori di pochissimo. Ancora Ponte Vomano pericolosissimo alla mezz'ora con Ragozzo, che riesce a concludere dopo una carambola in area di rigore, ma sfiora soltanto il pari. Gli ospiti non mollano e vanno ancora ad un nulla dal 2-2 con il solito Valentino Cernaz. Sul suo gran tiro al volo, però, Elesai si distende e disinnesca la minaccia. Il duello tra il portiere di casa e l'attaccante degli ospiti si ripete allo scoccare del 90esimo, con il numero 1 che ancora una volta si supera e tiene il Lanciano avanti. Il Lanciano chiude la partita con la doppietta di Aiseni in contropiede proprio nel finale di match. Il destro del numero 8 batte infatti Spinozzi e regala tre punti importantissimi ai padroni di casa, che restano dunque agganciati alla zona playoff. Ottima la prestazione degli ospiti, ma resta tanta delusione per gli 0 punti portati a casa. Con mister Piccioni, un buon Ponte Vomano, la prestazione c'è stata sicuramente, purtroppo il risultato no però. Sì, purtroppo è un peccato perché il calcio alcune volte è ingiusto. Oggi io sarei rimasto deluso anche da un pareggio e addirittura l'abbiamo persa. Fa parte del calcio, sicuramente qualche errore l'abbiamo commesso, però la prestazione è stata ottima, siamo venuti qua contro una squadra forte, perché a nomi comunque è una squadra forte, e io credo che l'abbiamo messo in difficoltà dall'inizio alla fine, ci abbiamo creduto fino al 95esimo, ripeto, il Lanciano è andato in perenne difficoltà per 90 minuti, poi è normale che hanno vinto, quindi bravi loro. Andiamo a casa con la consapevolezza di aver fatto una grande partita, però punti zero. Con il direttore sportivo del Lanciano, Durazio, direttore oggi un Lanciano meno brillante del solito, il risultato però è arrivato. Sì, siamo stati concreti, meno brillante ha ragione, anche per l'ultima partita in presettimanale a Casal Bordino abbiamo avuto e ancora domenica scorsa col Zuglianova un dispendio di energie mentali, quindi si prevedeva, avevamo anche qualche acciaccato, l'abbiamo messo in campo. Abbiamo sofferto, però la concretezza di questa squadra, l'esperienza è riuscita a portare a casa 3 punti. Nonostante il dispendio di energia, come dicevo prima, mentale, ha dimostrato carattere, ha saputo soffrire nei momenti critici dei 90 minuti e abbiamo colpito con freddezza e siamo riusciti ad ottenere 3 punti. Ci stanno pure queste partite. E da prendere qualcosa nel mercato di dicembre, perché la società è ambiziosa, stiamo risalendo la china, arriviamo da 4 risultati utili, 3 vittorie e un pareggio,
Quindi è anche un segnale dal mio punto di vista.